Sono qui per esprimerle la gratitudine del popolo Asari per aver concluso una missione difficile e delicata. Ci terete un maggiore appoggio? Il comando che intendevamo assegnare al monastero saranno messi a disposizione dell'ammiraglio Hackett. Bene. Arrivederci, comandante. Arrivederci. È incredibile che ogni volta davvero per avere un po' di aiuto bisogna fare dei salti mortali e combattere sfide impossibili. Ma se è quel che va fatto, lo faremo. Ok, la situazione con gli Asari è decisamente migliorata. Asari, cosa ci stanno fornendo? Comando Asari e Samara. Non sono tantissimi punti, ma sono comunque punti. Ok. Ora, direi che potremo direttamente continuare a vedere tutto quello che abbiamo da vedere in realtà, perché qui abbiamo fatto... Abbiamo fatto la biblioteca di Asha, l'abbiamo trovata, voi non l'avete visto, ma l'abbiamo trovata... Vediamo un po'. Arre. Su quelle licenze prima che Cerberus riesca a rintracciarli. Primarca Vitus. Indaga più a fondo presso le ambasciate. Trovare decifratori è generico. Codice battalion generico. E un bel po' di cose. Un bel po' di cose davvero. Quindi dovremo fare un po' di giri. Vediamo soprattutto se ci sta qualcosa di nuovo, qualche nuovo messaggio o similari. Dopo aver fatto il controllo. Stavo cercando di spiegare che dovremmo essere più comprensivi verso chi si unisce a Cerberus. Non esattamente. Sì, mi sono arruolata solo per dare messaggi non letti sul tuo terminale privato, comandante. Immaginavo. Nient'altro? Sto cercando di parlarti? È un bene che abbiano deciso di contribuire. Ora tutti devono combattere, belli e meno belli. Io l'ho imparato sulla mia pelle. Comandante? Oddio, visita la cittadella da Javik. Comandante, trovo che questo sistema di messaggistica sia rozzo e obsoleto. Pensavo che la specialista trainer lo scherzasse quando mi ha spiegato che occorre digitare delle lettere per formare le parole. Desidero visitare la cittadella in occasione del nostro prossimo attracco. Nel mio ciclo era stato occupato dai razziatori. Se vuoi unirti a me potrai trovarmi nell'area che ospita le ambasciate. A proposito, ritengo che questo sistema di controllo galattico condiviso tra le varie specie sia inefficace. Ho bisogno di distrarmi. Liara Tissoni. Shepard, ho bisogno di una scusa qualsiasi per staccarmi da questo monitor. Passa a trovarmi la prossima volta che sbarchiamo sulla cittadella. Ovviamente, Liara. Squadra Asari pronta. Corinne Lemaes. Comandante Shepard. Circa un'ora fa l'alto comando Asari ha ordinato alla squadra di fornirle supporto. Resteremo con la seconda flotta fino al segnale di dispiegamento. Se mi consente una nota personale, conoscevo parte dei comando deceduti al monastero. Niente e nessuno potrà riportare in vita quelli Asari, ma la distruzione del luogo è l'unica buona notizia che ho ricevuto nelle ultime settimane. Ai suoi ordini, capitano Corinne Lemaes. Ok. Il fronte mi attende, Samara, Shepard, ho concluso il mio lavoro sull'Esis. Tornare a far parte del tuo equipaggio mi farebbe senz'altro piacere, ma il codice mi impone di intervenire dove ce n'è più bisogno. Mentre tu presegui la tua straordinaria opera, io farò del mio meglio per aiutare a difendere il fronte. Prima di partire dovrò recarmi brevemente sulla cittadella per ultimare i preparativi. Potrai trovarmi lì, sempre che il dovere non ti chiami altrove. Ci incontreremo sicuramente. Facciamo una pausa? Garrus Vakarian, Shepard, che ne diresti di prenderci una pausa la prossima volta che attracchiamo la cittadella? Non possiamo combattere una guerra senza mai tirare il fiato. Se ti interessa mi troverai all'SSC dalle parti delle navette. Sicuramente. Ho scoperto qualcosa, Miranda Lawson. Shepard, ho scoperto alcune cose sulla mia sorella. Brutte notizie, aia, ma c'è in ballo anche qualcos'altro. Sono intornata alla cittadella. Troverò un luogo adatto e ti manderò il NAV Point appena lo raggiungo. Miranda. Memoriale da Ashley Williams. Shepard, mia sorella ha preparato tutto il memoriale della cittadella. Mi ha mostrato cosa affiggerà al muro. Mi è piaciuto molto. Vorrei fare qualcosa di più per facilitarle le cose. Mi ha chiesto di dire qualcosa sulla nostra famiglia. So che hai ben altri pensieri, ma mi faresti un grande favore se venissi anche tu. Ashley, perché è morto il marito della sorella? Già. Comandante? Lo faremo, ma non adesso. Tra l'altro abbiamo ancora qualcosa da...
Qui non ci sono razziatori né nient'altro. Ok. Quindi abbiamo comunque ancora un sistema da esplorare qua. Che era quello iniziale. Cosa che tendo a fare, lasciarmi qua. Ma ho sbagliato perché poi avrei dovuto fare la missione, quindi errore mio, avrei dovuto fare altro. Siamo rimasti senza carburante praticamente. Ho trovato qualcosa. Oddio, abbiamo trovato un sacco di cose. Spero di avere molto carburante. Ok, allora. Cosa abbiamo trovato? Arma dei razziatori intatta. Ok. E carburante, immagino. Ok. Cos'altro abbiamo qui? Non sarà facilissimo qui il tutto, immagino. Molto carburante. Questo, io penso che il carburante venga messo in base a quanto ce ne serve. Ok, altro carburante di là. Salto supersonico completato. Ok, torniamo di qua. Evasione completata. E da qui andiamo sotto. Esamina. E voilà, magicamente siamo tornati al carburante. Penso proprio che non sia casuale, onestamente. Salto supersonico completato. Ok, abbiamo altre cose da vedere? Svariate altre cose da vedere. Farò un giro io, vediamo. Bene, ho fatto un po' di giri, ho preso un po' di risorse, per lo più Asari, e pare che tutto quello che non ha una percentuale vicino in effetti non contenga nulla, e tutto il resto ci dà 100%. Quindi, oltre a quello che è nelle missioni, abbiamo due scelte principali, parlare con i Quarian o trovare gli ex scienziati di Cerberus. E qui abbiamo la visita all'appartamento di Anderson, abbiamo la cittadella dove prenderci una licenza e quant'altro, ma può aspettare, e forse prima della licenza vorrei anche sentire cosa ha da dirci il dottor Bryson. Quindi, parlerei con i Quarian prima, chissà che non ci sia Tali. Sarebbe interessante. C'è qualcos'altro oltre alla delegazione Quarian qui da... Diamo un'occhiata comunque. Non credo. Parrebbe di no. Questa fregata diplomatica è diversa da qualsiasi altra nave Quarian di cui si abbia notizia. La temperatura del suo scafo è relativamente bassa e sembra che possa disperdere calore in modo simile a quello utilizzato dalla Normandy quando esce dall'occultamento. Non sappiamo come i Quarian abbiano sviluppato una simile tecnologia, ma le frequenze di comunicazione sono aperte e la Normandy sta ricevendo dei messaggi di benvenuto. L'avranno fatto grazie a Tali che ha visto la tecnologia della Normandy, secondo me. Comandante Shepard, è un piacere rivederti. Anche se vorrei fosse successo in circostanze migliori. Ovviamente. Speravo nel vostro sostegno nella guerra contro i razziatori. Che sta succedendo? 17 giorni fa, i Quarian hanno dato inizio alla guerra per riconquistare il nostro pianeta natale con assalti mirati su 4 sistemi Geth. Adesso? Una violazione del nostro accordo con il Consiglio su eventuali provocazioni ai Geth. Una violazione del trattato è nulla in confronto alla riconquista del nostro pianeta e della tecnologia IA. Conosco la vostra storia e non sono affatto d'accordo. Oltre al discorso dei Geth, che è molto complesso e la storia di Legion ce lo insegna, no? Perché non erano tutti quanti dalla parte dei razziatori Geth, tutt'altro. Quello era addirittura una deviazione, era quasi un virus il loro. In questo momento serve più che voi ci aiutate a togliere dalla faccia da terra i razziatori piuttosto che pensare al vostro benessere e profitto personale. Vi state scagliando contro i Geth? Di nuovo? E questa volta potremmo aver distrutto la nostra specie una volta per tutte. Stavamo ricacciando i Geth verso il sistema centrale, quando questo segnale ha iniziato a trasmettere a tutte le navi Geth. I razziatori. Sotto il controllo dei razziatori, i Geth si sono fatti notevolmente più efficaci. La nostra flotta è bloccata nel sistema centrale. Se vogliamo vincere... Vincere? Ha insistito affinché coinvolgessimo le navi civili, ammiraglio Guerra. Oddio. Dobbiamo ritirarci o perderemo le navi Serra. Che idiota. Dove proviene il segnale? Da qui. Una corazzata Geth. È armata meglio delle nostre navi e pesantemente difesa. Ci avviciniamo furtivamente con la Normandy. Potrei salire a bordo e disattivare il segnale di controllo dei razziatori.
Sì, interrompere il segnale manderebbe Get nel caos più totale. Sì, e poi vi ritirerete davvero, no? Niente contrattacco adesso. Nel frattempo vi ritirerete in un portale galattico. Bene, le nostre navi civili hanno già visto abbastanza scontri. Sei sicuro di poterti salvare? Devo provare, ma immagino. Vi tireremo fuori da lì, ammiraglio. Il nostro nuovo ammiraglio si è offerto di fornirti le sue conoscenze tecniche. Tali è un ammiraglio? Tali Zora Vas Normandy. Oh, welcome home. Lieto di vederti, Tali. Ammiragli, preparerò una squadra per colpire la corazzata. Grazie, comandante. Tali. Ammiraglio. È praticamente una formalità. Sono più un'esperta sui Get. Beh, comunque, sai. Puoi prendere delle decisioni abbastanza importanti ora nel consiglio. Sono felice che tu sia qui. Sarei venuto prima se avessi saputo. Hai avuto i tuoi problemi. Mi dispiace per la Terra. Già. Abbiamo la flotta più grande della galassia. Se ci aiuterai, colpiremo i razziatori con ogni nave a nostra disposizione. E questo è buono. O con quanto resterà dopo questa stupida guerra. Stupida veramente. Pensavo che sostenessi l'invasione. No. Dopo aver parlato con Legion, ho pensato che potesse esserci una possibilità di pace. Fantastico. Perché li aiuti? Sono un ammiraglio. La gente vede in me una guida. Una divergenza pubblica dividerebbe la flotta. Porterò la tua gente al sicuro, Tali. Fantastico che con Legion ha capito. Grazie, Shepard. E perché tu lo sappia, devo mantenere un tono professionale di fronte agli ammiragli. Se vuoi parlare, dovremmo farlo in privato. Ma certo. Più che comprensibile. Quando vuoi, sono pronta ad abbordare quella corazzata. Ho saputo che andrai a spassartela con Garrus la prossima volta che sbarcheremo sulla cittadella. Non cacciarti nei guai. No, sì, lo immaginavo. Ora... il discorso diplomatico è finito. Quindi è qui vicino. Andiamo. C'è niente qui che si... Cioè, ci sono vari punti che pare si possano... visitare. Flotta migrante. Questa è la flotta base. Poi abbiamo campo di detriti Get, che sembrerebbe carburante, ma carburante non è e non ci dà particolarmente allegria. Ci buttiamo contro i Get, che dite? Potrebbe essere il momento. Le scansioni della corazzata Get in orbita attorno a Rannoch indicano numerose caratteristiche minacciose. Un cannone principale potenziato, dei laser antinave agli ultravioletti e propulsore potenziato. I Get non riposano mai, non si lamentano e non richiedono alcuno svago. Le risorse disponibili sono il loro unico limite. I danni inflitti dalla flotta Quarian appaiono del tutto marginali. Con chi andare? Tali? È obbligatoria. Direi proprio di sì. Possiamo cambiare il suo aspetto. Mi piace molto questo. Però questo forse si intona di più al resto della squadra. Tali che ora è disposta a avere una pace. Voglio sentire con Ida. Ida in fondo anche lei è una macchina. Voglio vedere come si relazionano. Tali usava anche il fucile a pompa, se non erro. Potremmo provare il nuovo fucile a pompa? Vediamo. Allora. Tali. Andiamo con questo fucile che è più leggero. Questo incrementa secchi 50, ma comunque Tali non è da corpo a corpo. Questo aumenta il danno e la perforazione. E questo aumenta la precisione. Nient'altro che aumentasse seccamente il danno. Non mi pare. Aumentiamo ancora di più la perforazione?
Questo aumentava il danno del 15% secco, senza aumentare però di peso. Questo è il 20% più... No. La precisione qui è sempre molto bassa, ma ok, andiamo senza aumentare il peso. Immagino che non abbia chissà quale capacità di resistere a grandi pesi. Facciamo così. Come pistola... andrei comunque con qualcosa di mediamente leggero. E la phalanx va comunque assolutamente al caso nostro. Non è da poteri lei. Riduce il peso, fra l'altro. Sai che non è male adesso? Ok. E qui più o meno ci dovremmo stare. Potremmo cambiare qualcosina, ma... no, qua direi di no. Potremmo fare qualcosa, ecco, tipo... in questo caso può darti un po' più di peso. In fondo... non hai molto peso addosso. Vediamo la Talon. E diamo ancora qualcosa di più al danno. Oh, potremmo addirittura darti una canna pesante. Ci sta, ci sta. Non è molto peso. Potremmo ridurre poi il peso e fregare un po' il tutto così. Ma voglio qualcosa che aggiunga precisione, sì. Ancora più perforante? No, ha solamente perforante. Va bene. Ok. Conferma. Poteri, qui intanto andiamo di matrice di difesa. Riduce del... non ce lo dice perché... no, qui stavo pensando fosse una battuta, ma penso invece che sia un errore. Evolve Damage Detection Bonus... non sappiamo di che... ah, ce lo dice qua. Del 5% riduzione del danno. Ok, questo è proprio un errore. Fantastico. 5% o incrementa il ripristino degli scudi quando si elimina la corazza? Qui c'è da 100% direttamente, no? Preferisco riduzione del danno. Poi, il tempo teso per la carica degli scudi e 25% di danni delle abilità tecnologiche quando la matrice difesa è attivata. Vai, vai col danno tecnologico. Ah, ma non abbiamo punti. Ok. E qui abbiamo Meccanico Guardian. Tempo di ricarica o salute e scudo? Salute e scudo, grazie. 20% danno arma o abilità tecnologiche e la durata delle abilità tecnologiche? Abilità tecnologiche. Ricarica abilità tecnologica dei compagni di squadra, la velocità di ricarica delle abilità di un drone. Vai qua tutta la vita. Poi, abbiamo due tipi diversi di droni e colpisce un nemico con questo impulso energetico per infliggere danni e sottrarre barriere ed energia dagli scudi. Interessante, ma vorrei entrambi i droni a palla. Drone da combattimento. Danno del drone, scudi del drone, oppure in modo che causi un forte esplosione quando distrutto. Non sono molti danni. Corto raggio del drone. E stordisce, fra l'altro. E incrementa seccamente i danni dei droni, gli scudi dei droni. Preferisco questo. Con razzi a lungo raggio che infligge 200 danni in un raggio di 1.5 metri o i suoi impulsi elettrici colpiscano tre bersagli extra circostanti. Non abbiamo così spesso tutte queste masse di gente, quindi andiamo di missili. Indietro. E drone difensivo. Incrementa la durata. Al momento abbiamo 5 secondi, 11 è la ricarica, la durata non so. Raggio d'attacco, ma lui è difensivo, preferiamo la durata. La cadenza d'attacco dei droni, e i danni del 100% e l'incremento della raggio d'azione del 60%. La cadenza d'attacco incrementa incredibilmente, cioè conviene, diventerebbe
aumentando la cadenza d'attacco del 50%, il suo DPS salirebbe del 50%, quindi questo quasi diventerebbe, come dire, danno 60. Così diventerebbe danno 65, aumenta il raggio. Allora no, preferisco questo qua, onestamente. Guadagna di atterrare un nemico con elettricità. Danneggio fino a... No, no, a terra, tutta la vita. Poi... assorbimento energetico, vediamo un po' che roba è. Il danno o il raggio d'impatto? Danno. Ripristino uno scudo durante l'assorbimento di scudi, oppure la velocità di ricarica. No, scudi ripristinati. Non posso darti il punto, ma è quello che avrei voluto darti. A questo punto daremo un punto in sabotaggio, anche perché stiamo per andare a violare sintetici. Ce l'ho anch'io, in teoria, eh? Ce l'ho anch'io, non dimentichiamolo. Ci avviciniamo al sistema natale Quarian. Tempo a Ranok, 5 minuti. Le boe di comunicazione? Ci stiamo ficcando in un bel casino, comandante. Rilevo diverse centinaia di codici di identificazione impegnati in combattimento. Come ho detto io. Portaci dentro. Occultamento attivato. Ora possono trovarci solo se iniziamo a cantare l'inno nazionale russo. Robe. Molte robe. I miei strumenti di violazione hanno bypassato i protocolli d'attracco. Bravissima. Il segnale e disattivarlo. Ali è la nostra esperta di sistemi GET. Si occuperà della violazione e della sicurezza. La tua esperienza con i GET sarà molto preziosa, Tali. Ida, hai un corpo. Esatto. Si è dimostrato utile. Spero non sia un problema. Mi basta che non impazzisci e non decidi di rivoltarti contro gli umani. Non è un GET rivoltoso, ma... Se dovessi prendere tale iniziativa, saresti la prima a saperlo. Immagino. C'è un imprevisto, Shepard. Tutti i condotti, eccetto uno, sono fisicamente sigillati. Vedo quello libero. È messo male, però. Troppo rischioso per la squadra al completo. Controllerò l'area d'attracco. Mi raggiungerete dopo. Ah, vado da solo? Certo, comandante. Resteremo qui. Ah, no, ok. Senza fiatare. A presto, non ci vorrà molto. Ok, sono davvero da solo. Immagino di dover fare un'operazione di questo tipo. E non posso tirar fuori nessun tipo di arma, quindi... Non mi sorprende che i Quarian abbiano avuto problemi. No, la nave è enorme. Sono d'accordo. È il 30% più grande di una corazzata dell'Alleanza. Bella grande, direi. Possiamo passare anche da qui? O ci deve far girare ancora? No, ok, va bene qua. Perfetto. Sarà una traversata abbastanza lunga. E mi sono bloccato per... Ah, sì. Basta molto poco per bloccarsi qua. Immagino presto di dover girare. L'assenza di gravità mi confonde un po'. La corazzata è dotata di gravità artificiale. Una volta a bordo sarei a posto. Fantastico. Ora mi accontento degli stivali magnetici. Ehi, prenditela con comodo, comandante. Basta che non guardino fuori dai finestrini. I non usano finestrini, ricordi? Debolezza strutturale. I GET staranno pensando: quegli organici non tenterebbero mai due volte la tattica dei finestrini. Probabile. Attenzione, gli stivali sono magnetici, ma sembra che il resto della squadra non potrà usare il condotto d'attracco. Non vuoi affrontare da solo l'intera corazzata? Non tantissimo. Non se posso evitarlo.
Chiedi a Tali di accedere agli schemi della corazzata. Se puoi indicarmi un altro condotto d'attracco, bypasserò i comandi e farò salire a bordo la squadra. C'è nuovamente gravità. Bene, ora cerco il... Trovato. Dovrebbe esserci una falla nello scafo, non lontano dalla tua posizione. Il condotto d'attracco indenne più vicino si trova dall'altra parte. Credo di aver trovato la falla di cui parlavi. L'ammiraglio Garrel ha provato un assalto frontale. Abbiamo perso 6 fregate e quel piccolo foro è l'unico danno inferto. Mamma mia. Non lo chiamerei piccolo. Tu Beh. Avresti fatto diversamente. Già, è stato troppo aggressivo. Io mi sono opposta, ma la flotta pesante è sua, perciò ha deciso lui. Capisco. E gli altri ammiragli? Xen ha appoggiato l'invasione, per lo più per collaudare i suoi giocattoli. Ran ha accettato provvisoriamente. Solo Coris si è opposto alla guerra insieme a me. E aveva ragione. Potremmo perdere l'intera flotta, Shepard. Speriamo davvero che non accada. Speriamo davvero che non accada. Questo lungo giro per prendere questo oggetto che mi ero perso per strada. Ora, continuiamo ad andare avanti. Eh sì, i Chiet sono stati molto avventati, hanno avuto un tempismo davvero sbagliato, non so come altro definirlo. Sono stati ingordi. Hanno visto un'opportunità e hanno agito senza pensare davvero alle conseguenze di quello che stavano facendo. Oh, basta saltare, dai. Mi aspetto di iniziare a incontrare. Credo che possiamo andare. Resistenza. Se riuscirai a bypassare i comandi, saremo subito da te. Non so, la situazione mi puzza, è tutto troppo tranquillo. Ho tartagliato come non mai. Tutto troppo tranquillo. Qui pure Legion non... Bene, sarebbe brutto trovarlo. Grazie, Shepard. La prossima volta cercherò di trovare un punto d'attracco più adeguato. Grazie, esatto. Spero non ce ne siano. Bene, vediamo se riesco ad aprire. Nel frattempo, guarda un po' qui. Sì. Ecco fatto, possiamo andare. Mi sta lasciando una pistola ARC. Esattamente cosa mi stai dando? Una pistola che è meglio in tutto, ma è molto pesante. E non ci posso mettere modifiche per renderla più leggera anche volendo. Molto bella, molto interessante, ma non adesso, grazie. Non adesso. Troppo pesante. Sembra notevole. È un progetto dell'ammiraglio Xen. Trasmette un impulso energetico che interferisce con scudi e sintetici. Ah, è apposta contro i sintetici. È un po' come usare proiettili al polonio contro gli organici. Il che è illegale. Dobbiamo trovare un centro operativo. Da lì potrà disattivare il segnale dei razziatori. Dov'è il più vicino? Oltre la loro rete difensiva e un banco di sensori. Ok, comunque stavo dicendo, quella pistola effettivamente potrebbe essere utile, ma serve un... Oh, meno potenziato. Serve un modo migliore per poterla alleggerire. E poi avrei voluto forse farlo usare a uno di voi. Non ci ho pensato subito. Amen. È andata così. Ritengo che la corazzata usi frequenze ultraviolette invece delle normali frequenze infrarosse. Costose, ma estremamente efficaci a distanza ravvicinata. Quando la flotta ha attaccato la corazzata, quei laser hanno squarciato le nostre navi. Forza, raggiungiamo il centro operativo prima che perdano altre navi. Il che potrebbe essere molto probabile che succeda tra poco. Sbaglio o Ida ha una sorta di camel toe? Questo non è proprio il top per un drone. Qui si torna con gli scudi, eh.
queste non sono le mie migliori munizioni, ma le so comunque usare abbastanza bene. Altre forze gattinare. Non ho sentito allarmi. Nemmeno io. Sono Get. Hanno allertato ogni singola unità. Ah, banale. Giusto, è vero, non serve. Dobbiamo raggiungere il centro. Comunicano. Prima che ci blocchino. Comunicano così, loro è tutto più semplice. Un altro ponte? No, scale. Ok. Non ci ho ancora visto. I Get manca l'istinto di conservazione. Intelligenze in rete. Man mano che li distruggiamo, i loro attacchi ci fanno più aggressivi. Anche i nostri saranno più aggressivi, tranquilli. Hai già portato i Get in battaglia, Shepard. Consigli tattici? Disattiviamo i loro scudi. E abbattiamoli prima che possano ricaricarli. Esatto. Funziona mediamente che gli spari un colpo in testa con il giusto tipo di munizioni e li finisci. Senza utilizzare pistole ARC, tranquillo, pistole ARC. Ho un sostituto migliore che si chiama sparargli un enorme proiettile in testa. Cosa? Non so cosa fosse, ma non mi è piaciuto. Era una mina. Capisco. Capisco fin troppo bene. Quante mine avete messo in giro? Non vorrei guardare troppo per terra e poi magari avere un agguato dall'alto. Sarebbe molto stupido. Un po' i soldi fanno sempre bene. Guarda, il segnale è indirizzato a tutti i processi Get. I razziatori li tengono totalmente sotto controllo. La sua struttura è incredibilmente complessa. Non mi sorprende che i Quarian non siano riusciti a disturbarlo. Potremmo ricavare i dati sulla battaglia in corso da questi pannelli dei sensori. Facciamolo. Stiamo subendo pesanti perdite. I Get hanno un cannone planetario. Sta decimando la nostra flotta. Possiamo fare qualcosa per aiutarli? Dare un senso al loro sacrificio. C'erano delle strane ombre su di te, onestamente. Ok, Ida, sei incredibilmente bella, veramente. È inquietante anche questo. Ah, fortunatone Joker. Fortunatone. Perché dobbiamo trovare il centro operativo? Non basta un terminale d'accesso qualsiasi? Improbabile. Sì, ha proprio un camel toe. Accesso a programmi usati simultaneamente da centinaia di Get. Cooperano tutti in rete. Per disattivare il segnale dei razziatori da qui, bisognerebbe bypassare tutti i Get. Desideri mai essere come loro? In rete? No. Mi piace essere un'intelligenza libera, senza necessità di consenso. Brava Ida. Non ti senti sola a essere l'unica IA a bordo della Normandy? Ho l'opportunità di socializzare con l'equipaggio. E lo faccio per curiosità o piacere, non per necessità cognitiva come i Get. Chiaro. Fucile impulsi Get. Vediamo un po' che roba è. Peso relativamente basso. Molta capienza, cadenza di fuoco molto alta. Ricorda un po' il fucile particellare in realtà. Solo che è meglio del fucile particellare a mio avviso. Interessantemente penso sia meglio. Pesa molto di meno. La precisione non è molto alta, ma neanche qui in realtà. No, non è affatto male. Non è affatto male il fucile a impulsi Get. Nessuno qui comunque lo userebbe, no? Conferma. Il centro operativo della corazzata è poco più avanti. Bene, disattiviamo il segnale dei razziatori e portiamo via la flotta. Ovviamente qualcuno prima o poi avrebbe dovuto spararci. Abbiamo un po' di sniper avversari. Qui sono dei soldati, ma
quello era un cacciatore. Dobbiamo individuare i cacciatori rimasti. Sono d'accordo, ma non vedo adesso. Sono semplici soldati. Eccolo. Ok. Quello era l'ultimo. Vediamo se quel terminale è operativo. Quale terminale? Laggiù. Va bene. Allora. Abbiamo qualcosa qui intorno? Non mi pare. Munizioni, quelle sono sempre ottime. Porte chiuse. Per ora. Immagino che tutto questo potrà cambiare da qua a poco. Aspettiamo un attimo. Noi andiamo subito sul terminale. Munizioni, stiamo fantasticamente. Altre porte chiuse. Bastardo! Ho sprecato un colpo. La mia gente viene massacrata senza pietà. Hai ragione anche tu, Tali. Hai ragione anche tu. Mentre dico che ho ragione, lo so che sto continuando a guardarmi intorno, ma... mi rinnovo per mediatrice. E qui nient'altro. Ok, ok, ok. Buoni tutti. Terminale. Accidenti, hanno bloccato il segnale dei razziatori. Non possiamo disattivarlo qui dal centro operativo. Ovviamente. Ecco, il segnale dei razziatori proviene dal nucleo. Quindi ci basta andare a disattivarlo? Sì, ma come ci arriviamo? I Get hanno sigillato le paratie d'emergenza, bloccandoci qui. Ci serve un passaggio fino al nucleo che non possa essere bloccato e che corra lungo tutta la nave. Non hanno condotti da reazione, probabilmente. E la batteria primaria passa proprio accanto al nucleo. Potrebbe funzionare. Ma? I Get ci tengono ancora bloccati qui. Dobbiamo aprire i portelloni. Controllano tutti i protocolli primari. Ci serve qualcosa di semplice. Un'emergenza, come un incendio a bordo. Come... controllo termico? Aspetta. Simulando un allarme termico, i condotti di manutenzione si aprirebbero per la ventilazione. Vai pure. Annullerebbe il blocco? Sì. Bene, è tutto pronto. Ma fantastico. Ho appena rilevato dei ghetto ostili oltre i portelloni. Ovviamente. I Get scendono dal soffitto. Potrebbero esserci dei cacciatori invisibili. Come al solito. Per infatti i Get sono arrivati. Sto cercando di vedere eventuali cacciatori, ma ovviamente essendo loro invisibili sono più difficili da vedere. Aspetta che ti ho... oh diavolo! Qua! Preso. Spero che i droni non vengano fregati da... là. Bravi. Prima che ne arrivino degli altri. Ok. Era da questo lato qua, sini. Oh diavolo. Quanto diavolo le avete messe? Ah, mine. Non bastavano dei Get veri propri, ma anche altra tecnologia messa a terra come implemento esplosivo per farci saltare in aria. Il design di questa nave è quasi Quarian, ma non del tutto. È studiato per i sintetici, non per gli organici. Interessante. Trovo queste forme geometriche intuitive e confortevoli. Pensavo che lo fossero anche per voi. Sei una macchina comunque. Presenza di intelligenze Get. Quelle che non sono caricate sulle piattaforme mobili prestano servizio nella nave stessa. Nonostante i nostri potenziamenti cibernetici, non comprenderò mai un'integrazione così completa in un sistema. Non dovrebbe mancare molto alla batteria primaria. Mi sorprende che ti abbiano mandata in missione, Tali. Sei un ammiraglio, in fondo. Gli ammiragli devono prestare servizio. E poi me la cavo meglio come hacker che a dare ordini. Quello è sicuro. Oddio, si era incassato nella scala. Fatemi scendere. Ok. Altre scale, ovviamente. E ci incastriamo nelle scale. Viva! Posso fare qualcosa per facilitarti la discesa? Crediti. Ottimo.
Dannazione! Messaggio prioritario! Un cannone planetario ha abbattuto la nave dell'ammiraglio Coris. Aia. Superstiti. Hanno raggiunto le capsule di salvataggio e ho l'ammiraglio Ran su un canale sicuro. Sentiamo. Shepard, qui è Ran. La flotta pesante sta cedendo. Non so per quanto ancora riusciremo a resistere. Devo sbrigarmi, ho capito. Disattiveremo presto il segnale dei razziatori, ammiraglio. Niente di qua? Non credo. A proposito, noi abbiamo questo, non lo stiamo usando, per cui non è il nostro quello fondamentalmente. Che dove diavolo? Sono i rumori dall'esterno questi? Non mi piace per niente. Qui stanno facendo partire i cannoni della nave da qua? Non lo so. Oh! Occhio alle onde d'urto! È una grossa arma! Maledizione! Dobbiamo al riparo e dovremo cavarcela! Sì, però. Ida, anche il tuo clone ha un bellissimo teletano, però non metti proprio davanti. Visti. Uno. Non è ancora morto, però. Ma ci potete pensare voi. Al riparo! Sono anche sopra di noi! Cosa intendi con anche sopra? Giù! Mamma mia. Pericolo. Oddio, giù. Andiamo prima sugli invisibili, signori. Mi piacciono molto più quando sono visibili. Ok, pensateci voi a lanciarazzi. Sì. Cosa abbiamo qui? Dobbiamo disattivarla. Ok, passiamo da qua su. Ehi là. Salve. Qui non ci dovrebbe essere l'arma, giusto? Qui c'è qualcuno di invisibile però, signori. E ce n'era almeno un altro, forse. Aspettiamo un attimo, qui c'è un altro impulso. Oh diavolo! Mi ha fatto molto male! L'arma principale è offline. Finché il blocco di manutenzione reggerà, saremo al sicuro. Andiamo. Sarà una passeggiata. Dritta per dritta, in fondo. Oh diavolo! Shepard, il blocco! Correre! Andiamocene da qui! Forza ragazzi, fuori! Ottimo tempismo! Sì! Scudi, state al riparo! Da dove? Ah, ancora così stiamo, giustamente! Altri simpaticoni? Dovreste stare al riparo voi? C'era una mina? Passiamo da qua. Vorrei farla saltare. Ok. Ok, qui no. Oila. Oddio. Dov'era? Non l'avevo minimamente visto. Di risaliti. Siete bravi, ragazzi. Lo ammetto. Non vi fate molto vedere. Stai buono.
Ok. Munizioni, riparo. Vedete qui, anche una bella bombetta ci può stare. Non ne siamo moltissime. Non vedo, ora vedo. Ah, so che drone possiamo usare. Un drone da combattimento, direi. Ce n'è uno grosso e invisibile. Beh, non era così grosso, però era molto invisibile. Lì cosa abbiamo? Un lanciarazzi. Ah, brutto liscio. Molto meglio. Che abbiamo di invisibile qua? Un morto. Non è morto? Ah no, si sta muovendo, ma era morto. Ok, ok. Dobbiamo rendere la vita complicata. Fammi riscendere. Ah, è morto? Meglio, immagino. Qualcosa di utile qui sotto? La mina. Ecco cos'era utile qua sotto. Ovviamente. Stavo dietro a questo enorme affare. Com'è possibile che... Ah, vabbè. Di qua. Nucleo di là. C'è una porta, spero. Sì, da bypassare. Fantastico. E il tutto ancora non è finito, ovviamente. Inizia a essere sfiancante tutti questi combattimenti, eh. Ma immagino non ci siano molte alternative. Ok ragazzi, scusate, ho fatto io un giro un po' più largo del normale, ma ora ci siamo. Lancia missili. Proprio in ciglio mi devo mettere io. Shepard, afferra la mia mano. Molto volentieri. Bene, speriamo di aver chiuso con gli ascensori. Bassi per un po' almeno. Il nucleo non deve essere lontano. Questa capioletta mi ricorda tantissimo Geralt. Ok. Ci servono anche un altro po' di munizioni, ad essere del tutto onesti. Siamo leggermente sotto. 17, dovremmo averne 20 là, se non erro. Porta aperta, ma c'è qualcos'altro qui? Nope. Ricco, no. Molta esperienza. È tecnologia dei razziatori. Ma cosa? Cosa stanno creando? Legion! Comandante Shepard, aiutaci! Oddio! Legion! Sono lieta di avere la possibilità di liberarti dalla prigionia. Aspetta, Shepard, i Geth sono controllati dal segnale dei razziatori. Già, questo congegno. Legion potrebbe essere dalla loro parte. Forse ha deciso di schierarsi con i razziatori. O forse è stato violato. Mi fido di Legion, punto. Legion ci ha già aiutati contro i razziatori. Non ci tradirebbe mai. La vostra prudenza è logica. Una volta liberi, ci sottoporremo a qualsiasi misura precauzionale. Legion. Estremamente ragionevole, Legion. Salve, Ida. Non ci aspettavamo di vederti all'interno di un'unità personale. Non avrei mai pensato di dirlo, ma mi fa piacere rivederti. Altrettanto, creatrice Zora. Questo congegno cos'è? Sfrutta la nostra rete per trasmettere il segnale di comando delle antiche macchine a tutti i Geth collegati. Tirandoti fuori, disattiveremo il segnale dei razziatori. Aspetta, non basta rimuovere i vincoli. Nei paraggi ci sono dei blocchi hardware che reprimono i nostri protocolli operativi. Un concetto che mi è familiare.
Parli dei sistemi che Cerberus usava per controllarti? Sì, comprendo il loro uso da parte degli organici. Ma per i Geth l'installazione in un'unità non più indipendente è superflua. I blocchi hardware sono dall'altro lato della stanza. Ok. Dall'altro lato della stanza, hai detto? Sì, la disattivazione dovrebbe essere semplice. Sono protetti dagli attacchi virali, non dalla rimozione fisica. Dovrebbe essere semplice. Non l'hanno fatto. I creatori hanno attaccato. I Geth volevano vivere. Le antiche macchine hanno avanzato un'offerta. Allora per quale motivo abbiamo riscritto gli eretici nella stazione Geth? Per niente? No, la riscrittura degli eretici ha reso più difficile la decisione di allearsi con le antiche macchine. Se i creatori non avessero attaccato, tutto ciò non sarebbe stato necessario. Chiaramente. Presto ti tireremo fuori da lì. I Geth si sono... Ah, avrei dovuto lasciarli parlare. Ricevuto. Talizora a flotta. Il segnale sta per essere disattivato. Qui, ammiraglio Angerrel. Siamo in debito con te. Blocchi hardware offline. Siamo liberi. Grande Legend. Welcome back. Kila! Abbiamo deciso di collaborare disattivando il nucleo della corazzata. Armi e barriere sono tutte offline. Ottimo, davvero. Ma ora qualcuno sta per farci una sorpresa, vero? Già? Guarda la stanchezza. Allarme. Rinforzi Geth in arrivo. Questi si vedono diversi dal solito, come mai? La flotta Geth è destabilizzata. È un segnale offline. Flotta civile, prepararsi alla ritirata. La flotta di sicurezza vi coprirà non appena la flotta pesante sarà in posizione. Pronti quanto vuole, ammiraglio. Come ho fatto a mancarlo? Ora la flotta Aquarian è in vantaggio. La flotta Aquarian è in vantaggio, vediamo per quanto. C'era qualcuno là? Che ho visto. Non abbiamo fretta, signori. Lasciamoli venire da noi. Però mi sembra tatticamente la cosa migliore da fare. Più difficile essere affiancati. Sta piazzando una torretta. Chi? Quello è un semplice soldato Geth. Non è questo i patti. Dannazione, è la nostra occasione per portare al sicuro la flotta civile. Esatto. Che state dicendo? Noi siamo ancora a bordo. Non gliene frega niente. Possiamo sprecare questa occasione. Flotta pesante avanzare. Distruggete la corazzata. Maledetto. Flotta di sicurezza, mantenere la posizione. Aia. Facendo la flotta pesante verrà annientata. No, 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 giù, 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 giù. Una semplice ritirata non vi salverebbe dalla reazione dei Geth. Ok, preso. Occupiamoci dei Geth. Più tardi faremo i conti con gli ammiragli. Sì, se sopravviveremo. Maledizione. Dov'è che stanno gli altri? Frontali. Servono munizioni. E non ne trovo. Eccole qua un po'. Molte, più che un po'. Full. No, fuori dalla portata. Tempo per ricaricare. Ho ancora uno qua a sinistra. Andate a vedere. Bravo, esci fuori da là. Ho capito. Stolto. No, sono stolto io. Ricarica. Bravi. Qui ci penso io. Non vi rilassate, abbiamo ancora cose da fare qua.
Cambiamo. È bello resistente. Ok. Sembra che i colpi che Pedro vanno comunque bene, senza doverci mettere a togliere gli scudi per ora. Almeno contro questi nemici. Nuovamente in cerca di munizioni. Decisamente sì. Eccone qua un paio. Non è che mi sto perdendo cose sulla sinistra, perché onestamente non ci sto prestando troppa attenzione. E questo è male. Molto male. Ok, possiamo scendere? Flotta di sicurezza. Supportare la flotta pesante. Aprire un percorso di fuoco. Ci siamo, Legion. A tutte le navi, fuoco. Maledizione. Dimmi che si era tolto. Ok. Atto Legion, un altro grande cecchino. La flotta dei creatori sta attaccando questa nave. Senza barriere, la nave verrà distrutta. Dobbiamo evacuare. Concordo. Dobbiamo raggiungere le capsule di salvataggio. I Geth trasmettono le intelligenze tramite segnale remoto. Non usiamo capsule di salvataggio. Ovviamente. Nell'hangar di babordo sono ancorati dei caccia Geth. Potremmo pilotarne uno per fuggire. Ottima idea. Quindi loro fanno un backup dei software. Ovvio, non hanno bisogno di salvare i loro corpi fisici. Non gli interessa. Cessate il fuoco. Ripeto, cessate il fuoco. Non ci stanno sentendo questi maledetti. Maledizione. Mi sentiranno più avanti. Abbiamo assunto il controllo dei protocolli d'attracco. Stiamo arrivando. Mi sentiranno. Aia. Fortuna che ho l'armatura. Altrimenti questa l'avrei sentita molto di più. Ok, non devo sparargliela. Oh, diavolo. Veloci, gente. Stiamo perdendo i campi ambientali. Ecco. Ce la faremo. Tale. Ragazze. Gravità zero, vai, grandissimi. Normandia Shepard, perdita di gravità. Tutto bene? Bene. Siamo in un caccia get. Trasmetto le coordinate di rendezvous. La stiva è abbastanza spaziosa, comandante Shepard. Direi di sì. Non preoccuparti, vai. Al massimo buttiamo fuori un paio di mako. Volate a zigzag o robe del genere, così vi riconosco. Se no ci sparano, quello è il problema. Non avrebbero potuto aspettare tipo 5 minuti, eh? Hanno sparato sulla corazzata mentre eri a bordo. Già. Dovevano ritirare la flotta e metterla al sicuro, e invece... Lo so, l'ammiraglio Garrel causa problemi lungo il confine Turian da anni. Ma posso capire la loro disperazione. Abbiamo perso la Terra solo qualche settimana fa. Non l'abbiamo ancora persa. Esatto. Ci serve aiuto, Shepard. Ci serve una flotta. E i Quarian hanno la più grande in circolazione. E hanno anche tanti altri ammiragli. Tanti altri ammiragli, quel Garrel mi sentirà. Il suo attacco unilaterale ci ha messi tutti in pericolo. Dovrei processarla per tradimento. Era mio diritto in quanto ammiraglio della flotta pesante. E che mi dice di Shepard? E di tali Zora? Ne sono usciti indenni. Shepard, i parametri della missione sono cambiati. Lei è un militare, capirà? Non capirò affatto. Capisco che ha sprecato l'occasione di ritirarsi al sicuro. La corazzata era un bersaglio perfetto. Ci sta tutta, mia... cazzo. Messo a rischio la sua missione e la sua gente. Scenda subito dalla mia nave. Shepard, capisco che tu sia arrabbiato. Se non avessi bisogno della vostra flotta,
Ci ha quasi fatti ammazzare, Ran. Devi capire. Prima che disattivassi il segnale dei razziatori, i Get ci hanno inflitto ingenti perdite. Avete detto che hanno un cannone planetario? Avevano. L'ammiraglio Coris ha sacrificato la sua nave per distruggerlo. Si è schiantato sul pianeta natale. Quante perdite? La Normandy appoggerà i soccorsi. Grazie, comandante. Credo che il peggio sia passato. I Get non possiedono più i potenziamenti di programmazione dei razziatori. Comandante Shepard, siamo pronti ad offrirti aiuto. Ma che diavolo è? State questo? Buoni, buoni. Aspettate, aspettate, calmatevi tutti. Si chiama Legion. Mi ha aiutato a distruggere i collettori. Per potenziare il segnale e trasmettere gli ordini dalla corazzata, i razziatori usavano Legion. Ora lui è libero. Esso è libero. È un prototipo affascinante. Con un po' di studio potrei usarlo per trovare un punto debole nel consenso Get. No, punto. Legion mi ha aiutato a combattere i collettori. Anche la tua pistola. Dovrei preoccuparmi anche dei suoi... Non dovrebbe continuare a ragionare così, ammiraglio. Legion è mio amico, e cosa più importante, è la nostra migliore fonte di informazioni sui Get. Ma i benefici scientifici... Se li può ficcare dove non batte il sole. Cosa puoi dirci sui Get? Come reagiranno senza la guida dei razziatori? Questo è un falso presupposto. Avete interrotto il controllo a lungo raggio, ma le antiche macchine hanno una base su Rannoch per quello a corto raggio. I Get hanno ancora i potenziamenti dei razziatori. Corretto, sono disorganizzati, ma quando il segnale a corto raggio entrerà in funzione si riprenderanno. Kila, devo avvertire la flotta. Xen, si coordini con Garrel. Muoversi! Non è andata come volevate, eh? Dobbiamo distruggere la base dei razziatori. Dov'è situata? Ignoto. Trovala. Ricevuto. Conosciamo la posizione di un server da cui vengono controllate le squadriglie di caccia Get. Le squadriglie minacciano le navi Serra dei Creatori. Disattivarle limiterà le perdite. Offriamo il nostro aiuto. Grazie, Legend. Grazie. Altro che esperimenti su Legend. Non stai trasmettendo benissimo. Ok, si sono aperte un bel po' di nuove strade. E abbiamo un paio di nuovi ingressi e di vecchi amici a bordo. Questo sicuramente non può che essere positivo.